Nel 2019 sono stati quasi 22 milioni di euro spesi in gioco d'azzardo a Porto Torres, per una media di 1.000 euro a residente. Il dato è stato condiviso con l'amministrazione comunale dal progetto Non giocarti la vita, promosso dal Piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo patologico di ATS Sardegna. Nella cittadina turritana, l'ultimo anno prima della pandemia, sono stati giocati oltre 13 milioni di euro nelle slot machine, le famigerate macchinette mangiasoldi, la voce più consistente del report, mentre per il lotto sono stati spesi 3 milioni di euro, quasi la stessa cifra per il Gratta e Vinci. Del fenomeno del gioco d'azzardo si parla ancora poco e coinvolge non solo adulti, ma anche molti giovani che credono alla dea bendata, coinvolti soprattutto nelle scommesse sportive, che contano 1 milione di euro di spesa. Una forma di dipendenza considerata secondaria rispetto alle droghe, ma che non deve essere sottovalutata. Quelli registrati nella cittadina sono dati allarmanti e la campagna Non giocarti la vita mira a promuovere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, fornendo informazioni scientificamente corrette e di facile comprensione sul gioco d'azzardo, che comporta rischi ed effetti negativi su salute, relazioni familiari, vita scolastica e lavorativa. L'amministrazione comunale ha manifestato sconcerto per la notevole circolazione di denaro segnalata dal report. Stupisce infatti in una comunità dove ufficialmente si registrano migliaia di disoccupati.